Dal governo il via libera all'infrastruttura sul Mona Foligno, Davide Derchi, amministratore delegato di Snam Rete Gas. Come fugare le preoccupazioni che ancora persistono sui territori abruzzesi che sono interessati da questa opera? Ma noi su quest'opera ci stiamo lavorando da parecchi anni, lo stiamo facendo utilizzando tutte le tecnologie più, gli standard più recenti in termini di ingegneria, anche in termini di protezione da fenomeni sismici. Il governo per ulteriore garanzia per il territorio ha coinvolto gli NGV, noi stiamo lavorando con loro, stiamo ricevendo da loro ulteriori prescrizioni che incorporiamo nella nostra ingegneria e quindi l'opera è assolutamente sicura. Peraltro ricordo che non ci sono fenomeni sismici che hanno interessato la nostra infrastruttura e che abbiano dato luogo a eventi di perdite o rotture. Le nostre linee sono linee flessibili che sono in grado di assorbire i movimenti che derivano da questo tipo di eventi. Progettiamo e realizziamo cercando il confronto con il territorio, siamo assolutamente disponibili a dialogare per mitigare gli impatti. Noi il territorio lo conosciamo bene, abbiamo una centrale di stoccaggio che è la più grossa d'Europa, che da decenni funziona e fa da polmone per le nostre erogazioni a fiume Treste. Abbiamo metanodotti che attraversano la Maiella, che arrivano a Sulmona, quindi crediamo di avere dimostrato in decenni di esercizio corretto che le infrastrutture si possono fare rispettando il territorio e senza generare rischi. Ma qual è il ruolo strategico di questa infrastruttura? Si è parlato di hub europeo del gas, lo ha fatto anche il ministro Pichetto Frattin nel sottolineare questo aspetto. Prima ancora di pensare all'utilità in chiave europea, l'Adriatica e la centrale di spinta di Sulmona sono essenziali per la sicurezza degli approvvigionamenti in Italia. Raccontavo prima che il gas russo rappresentava circa il 40% dei nostri consumi gas. In una giornata invernale di 300 milioni di metri cubi dalla Russia ne arrivavano anche oltre 100. Quindi voi potete immaginare cosa vuol dire venir meno un terzo delle importazioni, peraltro che arrivavano là dove servivano in gran parte, che è il nord Italia, che dove c'è l'industria energivora, dove c'è il grosso dei consumi. Per gestire questa nuova situazione noi abbiamo accolto gli incrementi di volumi che arrivano dall'Algeria, che arrivano dal TAP e che ancora di più arriveranno, ma c'è un problema. Le nostre linee di importazione, le nostre linee di trasporto dalla Sicilia alla Nord Italia sono già oggi sature. Noi non siamo in grado di accogliere volumi aggiuntivi. Sbottigliare il trasporto per rendere possibile la sostituzione di fatto di una parte del gas russo con volumi aggiuntivi che arriveranno dal sud e dal centro serve la linea Adriatica. La linea Adriatica consentirà di passare grosso modo da trasferimenti dal sud al nord dell'ordine di 125 milioni di metri cubi al giorno a circa 150. Quindi è un'infrastruttura che è strategica per gestire una crisi gas che noi oggi abbiamo in Italia, prima ancora di pensare in un futuro, quando avremo una disponibilità a utilizzare l'infrastruttura come export per l'Europa.